Vai. Scusa, ho iniziato proprio Ale, tanto sulla botta di tosse. mi sono schiarito la voce. Esatto. Allora, Allora? a parte Marco, te Giuseppe invece come stai? Con lo studio tutto in pole position per aprirlo? Sì, stiamo cercando un attimino di far combaciare tutti i pezzi. Come dicevo prima, Ludovico, Marco, oggi affronteremo la questione spinosa delle tariffe, dei pacchetti da fissare, perché è un casino, è veramente difficilissimo. Perché sto vedendo in giro i prezzi che fanno gente che non è così in coce, lasciamo stare, quindi mi devo adeguare in base a quello, in base a tutto quanto, quindi non è facile. Però di sicuro per inizio febbraio dovrei un attimino trasmigrare dalla palestra nel nuovo ufficio, quindi speriamo bene, mamma mia. Sono curioso di vederlo, E poi davvero. non ti mando il video, che hanno verniciato tutto, ve lo mando entrambi dopo. È bello, fighe. Top. Adesso ci sono gli specchi e tutto, vediamo. E poi in teoria c'è in progetto il fatto che vorrei tornare a gareggiare, non ne posso più, cazzo. In tutto questo. Anche perché, visto le federazioni natural, partiranno da maggio fino ad agosto, quest'anno ci sono le gare, e poi a settembre altre, quindi la prima che becco, che salgo in forma, salgo, sperando. Ci sta il Rimini Wellness, vero? NBB fa Rimini Bravo, sempre. esatto. Però guarda, ti dico, quest'anno non vorrei fare NBB. Obiettivamente, perché ho visto tutte un po' di cose che non mi sono piaciute, ne sappiamo anche sui vostri atleti. Non la reputo, piuttosto, guarda, vado in altre federazioni natural, però vediamo. Sarei tentato NBFA molto, perché sai, Marco, quando ti dicevo quella gara di Firenze, che è stata una gara della Madonna, bellissima, e vorrei fare NBFA paradossalmente, perché mi piaceva come la vedono e i palchi, perché a sto punto cerco di beccare la gara in cui mi piace il palco, perché tanto un po' di cose che non mi piacciono l'ho visto un po' ovunque, quindi a meno che il palco, se devo morire, muoio in una bella cassa, come si suol dire, cioè che cazzo, Ci sta, ci vediamo. sta, ci sta, ci Cioè, sta. Io non si vede, mi sto toccando i coglioni. ecco, Io pure. più che altro adesso, ecco, vabbè, ecco, vediamo piuttosto. Però, a proposito, avete visto quell'agenzio che ho preso per il front squat? Non me l'hai Sì. mandato, no. No, guarda, su Instagram, aspetta, vabbè, poi faccio il video che oggi lo provo. È praticamente un'imbragatura, Ah, ho tipo capito qual è, palestra, ho capito qual è. tipo. È qualcosa di incredibile. Cioè, puoi caricare come il back squat senza sentire il lombare. È fantastico. Fantastico, Perché la fantastico. presa non ha spazio, obiettivamente, costa tanto, obiettivamente. Con quello lì tu puoi fare tutto quello che vuoi, cioè se vuoi usare i quad prendi quello e addirittura porta 450 kg di portata Minchia. testata, cioè Minchia. fa paura. Costa Direi come che una. possono bastare. Sì, infatti. Così a occhio, però. Perché front squat, cazzo, ti metti 4 secondi negativa, 2 di fermo in buca, 400, aspetta un attimo, congiuda. Però Esatto. vediamo, adesso ho tanti giochini interessanti, Bene. fighe. Vediamo, Dopo vediamo. fai, no? Dopo c'è la sessione. Sì. Dopo devo beccare il muratore e poi Ecco. scendo giù in grotta. Oh, record di stupidità stanotte, eh. Sono sceso tra una chiacchiera e l'altra all'1:30, ho iniziato back. Oddio Sono santo. salito alle 2:45, 2:45 avevo ancora mezz'ora di cardio da fare. Infatti Cioè, andavo quasi quasi praticamente sulla. quasi E l'hai poco fatto? manca che tu finisci di allenarti quando La io mi mattina. sveglio, quando io mi Sì, sveglio, capito? esatto. Ma infatti c'era la spin bike, che adesso si comincia a consumare un po' il freno. E si sente. E quindi c'è il vicino sotto, devo andare anche piano. Cazzo, se faccio Ti rumore, mi immagini ammazzate. tipo nel pieno della notte la lucina aperta e dalla finestra, no? Nella notte tutto buio con la lucina aperta. Ma no, ma è bello, sai qual è, Ludo? Mi ero messo all'inizio la cuffia come la tua a sentire l'MP3 perché non ero proprio cotto. Solo che poi mi sono reso conto che facevo un po' troppo rumore se spingevo. E quindi ad aspettare un attimo che mi tolgo la cuffia, quindi l'ho fatto nel silenzio tombale della notte, stando attento alla resistenza a non mettere troppo nome, ma cazzo. Comunque ci rende conto che Giuse sta diventando vecchio perché ha ancora l'MP3. Sì, stavo per dirti Aspetta, aspetta, aspetta. Avevo il lettore CD, ci manca solo quello No, lì, quello con delle Marco, cassette, ma io bellissimo. c'ho, ti dirò di più, Questa ce l'ho live è dal bella, me la primo salvo anno. sul floppy. Ce l'ho Perché? dal primo anno di università. L'MP3 della Majestic, che è una marca barbara, Ah, ho capito qual è, ho capito qual è. Sì. quello quadrato che fa cagare ma è indistruttibile, è Sì. caduto nell'olio, nell'acqua, è vivo, cioè incredibile. Cioè, beh, ragazzi, come i vecchi sono affezionato alle cose di una volta, che Ci miseria, sta. my God. Sentite, l'avete No, però vista questa line-up dell'Arnold?
Oh, ma ti dico, Ludo, paradossalmente, guarda, ne stanno parlando poco, non so voi, ma mi sbattono proprio, non ne frega niente, cioè, come se, non so per quale motivo, questo post-feste è come se il mondo del bodybuilding fosse addormentato, almeno questo si Un po'. percepisce vedendo un po', ma anche in Italia, siamo tutti mogi, tutti, come se fosse un periodo proprio di relax, aspettiamo proprio febbraio per Sai, secondo me si sono partire. allungati molto con le competizioni l'anno scorso. Ah, vabbè, hanno finito il 4. Quando hanno fatto la Lituania? Il 4 di dicembre? 4 di 4 dicembre, 4-5, sì. cioè, sono andati lunghissimi. Adesso la gente è stanca. Cioè, gente ha gareggiato fino a dicembre. Prima, secondo me, a maggio non gareggeranno mica. Andranno luglio, agosto, così è. Mamma mia, che anno che è stato! Infatti, ma anche io, non so voi, cioè, sento proprio non stanco, proprio ancora in letargo. Ecco, quella è la sensazione. Della sera aspettiamo, ma sia col lavoro che con tutto, proprio i ritmi sono passati. A Sì, parte sto sincero, facendo anch'io, tutti posso capire. questi anni, è Sarà un po' vero? altra situazione di appunto qua Il quarantena, Covid, tutto. cazzo, esatto. Però non è che bramo di tornare in palestra, sono fermo da 2 settimane, poi appunto un po' il dolore alla Sì. spalla e tutto. Però non è che anch'io sono abbastanza ancora un po', vabbè, ripeto, ma è un po' la situazione qua di sto Covid del cazzo. Come se Però allora, io aspettavamo del line-up Costanzo. dell'Arnold intendi di quale categoria? Dei Beh, super sia massimi? bodybuilding che classic, soprattutto gli open. Allora, io ho visto per esempio i Men Physique perché ci sono i due miei cari amici che ci partecipano, che sono Daniel Leone e Riccardo Croci. Tra l'altro ho sentito Assistente Riccardo l'altro ieri, o ieri, l'altro ieri, e mi diceva che appunto adesso è ancora in bulk, 101 kg pulito, e se si vede pulito ieri. anche vuol dire che è pulito, perché di solito si vede sempre grasso in acqua. Marco, sto in acqua oggi, non so perché, non sto in acqua, sono grasso, non mi tiro, vabbè. Marco te l'ha mandato il video della condizione, poi te lo giro nel caso, papà, è squartato. Sì, Te. mi ha mandato video di quando aveva cominciato Bulk, che sembrava tipo la sera prima della gara. Cioè, Sì. tipo la cosa dei Fantastici 4, no? Tutto svenato, rotondo, durissimo, È enorme, qualcosa di... assurdo. E poi appunto l'ho sentito, l'ho detto ieri, l'altro ieri, ho detto che adesso è ancora nella quinta settimana di Bulk e sta, dopo avrà ancora qualche settimana appunto Sono di 8 settimane costruzione. all'Arnold. Mi pare 8 settimane, Marzo. a 8. marzo, no, sì, Sì. più o meno sì, sono Sì, 8 settimane, 8. Sì. o 7, mi suggerisce l'aiutante. Adesso gli Sì. scrivo a Vabbè, Croci, no? comunque Perché... dovrebbe cominciare a 6 settimane il tiraggio, però ha detto che lui vuole cominciare prima perché ha paura di non arrivare, vabbè, solite cose di Ricky. E sono curioso di Sì. vederli perché sono, cioè, secondo me il line-up che c'è comunque. Mi pare che siano solo in 8, tra l'altro, È alla sono tutti in 8. portata, è alla È portata, alla eh? portata, sì. Secondo me Ricky Se la gioca. può anche portare a casa, sì. Anche Daniel, perché io Daniel l'ho visto molto bene nelle ultime 3 gare che ha fatto un salto di qualità assurdo, è arrivato con una condizione aliena, poi lui comunque ha una linea fantastica, vita strettissima, deltoidi rotondi, largo, posa molto bene, perché posa comunque bene, nonostante non sia passato da Giuseppe, ma posa No, bene. ma vuoi sapere, ma Daniel guarda che quando è passato pro subito io poi ho iniziato a fare da Hai solo. formato? Sì, mi ricordo. Perché lo seguivo da quando era sotto il Nocerino, ti parlo quando doveva esordire ancora in Pro League. Quindi no. Ma lui guarda, ma lui meritava anche molto più in Egitto, eh. Lui in Egitto per me era primo. Là Allora, era alieno. in Egitto calcola che lui mi ha detto che, a parte che quando salivano gli atleti guardavano i numeri, non guardavano l'atleta, guardavano il numero e guardavano direttamente il foglio, cioè anche lì dici, Cazzo, vai a capire le abusato. cavole che ci sono. Vado a guardare il foglio, se avevi il numero, i numeri che loro dovevano guardare, ti cagavano. Lui ha Assurdo. detto che ha guardato il numero, non l'hanno più cagato, non se lo sono fottuto. Era bellissimo. Il giorno stesso, mi pare in serata, ha visto i giudici Chiesto, e esatto. gli ha chiesto il feedback e gli hanno detto: hai la vita larga, la vita larga. Mi fa: Il dimmi che 35 era posavo lunga del male, doppio. cioè, dimmi che posavo male, dimmi che non ero in forma, qualsiasi cosa, ma non era vero, però. Minchia, Daniel, la la vita vita larga. larga, Daniel, è come dirti a Rocco su 13, hai il cazzo piccolo. Sì. Cioè, è una cosa che, no, è lì, è palese da vedere, non è così. Cioè, No, quindi tremendo. veramente una presa per il culo. E quindi, vabbè, e dopo invece ho fatto Romania e Alicante, e lì si è piazzato meritatamente, e infatti adesso ho portato a casa Ma due lì, punti. facci caso, sia lui che Cavagnola, comunque sempre un po' declassati, li hanno considerati bene in entrambi all'estero. Sono arrivati più in forma. Sì, duri, veramente duri. Ma Dani era molto scavato in miso, eh. Se tu vedi la sera prima, Romania Sì, veramente sì. era Sì, così. Oh, regà, sì. cioè...
Ma anche lui, consapevole, me l'ha detto, mi fa, dovevo arrivare più tirato. Ha fatto più la fame, Giuseppe l'ha tenuto più a stecchetto. Lui stesso, appunto, ha messo questa cosa. Cioè, fondamentalmente, non è che si è cambiato chissà cosa, ha fatto più la fame. Facendo più la Certo. fame, porti più condizioni alla zona di palla. Mamma mia, ragazzi. Anche Cavagnola, fondamentalmente, le altre gare, secondo me, non era mai arrivato al massimo del suo potenziale. Invece, questa volta è arrivato, queste due volte è arrivato molto forte. E poi, tra l'altro, parlando anche con Andrea Mosti, mi diceva che lui ha parlato appunto con Alessandro e dopo che ha vinto la prima gara, andando a fare la seconda, comunque rischiava, sai, ti sei qualificato all'Olimpia vincendo, metti che arrivi alla gara e c'è un capo giuria a cui non piaci, hai un line-up diverso e ti mettono fuori dai cinque, fuori dalla finale. Cioè tu vai all'Olimpia che hai vinto una gara, sì, ma la gara dopo sei arrivato fuori dalla finale. Cioè rischiava di fare quasi la figura di merda è una gara che è andata bene. Sì, L'ho rischiata e certo. boh. Invece lui ha detto: no, io proprio sono andato a fare la seconda gara per dimostrare che non mi è andata di culo la prima, ma che veramente meritavo. È andato e si è vinto la seconda gara e ha zittito tutto. Mosti stesso mi fa: io sincero, io non so se l'avrei fatto. Perché, sai, hai sempre quel timore di come quando ai tempi Sbagliata, sì. Presti aveva vinto la Pro Card a Malta e si è riconfermato vincendo la Pro Card un mese e mezzo, 2 mesi dopo, adesso non mi ricordo, un mese dopo, è comunque passato poco tempo, quando andò appunto in Spagna a riprendere l'Olimpia Amateur. Cioè è sempre un rischio che tu ti prendi un qualcosa e rischi di non riconfermarti, invece ci sono riconfermati entrambi. Ma sai cosa, raga? I Men Physique ci insegnano veramente la categoria Men Physique, che è una categoria del tutto fuori controllo. Se tu vedi anche all'epoca Mazzolari, quando vinse la Pro Card, il giorno dopo, prima gara da pro, qualifica all'Olimpia con la vittoria. Vecchiato, stessa cosa. Pro Card, il giorno dopo, secondo all'Olimpia. Cioè, queste cose però, vedi, nelle categorie muscolari o anche nelle bikini non succedono. È difficile che una bikini vada lì. Cioè, i Men Physique è una categoria veramente da interpretare. Cioè, è difficile da Particolare. interpretare. Sì. Ma non lo Cioè, nei so. super massimi non ho mai visto uno fare la finale, cioè finale, vincere una gara il giorno prima, cioè la domenica, e una o 2 settimane dopo fuori dalla finale. Cioè, Vero. si vede che secondo me Sì. sono categorie ancora troppo acerbe, e quindi dipende un po' anche i gusti dei giudici. Mentre per i bodybuilder magari sono, come si Più dice, canoni da oggettive. più No, più esatto. che altro è più oggettivo, cioè comunque con la categoria estetica è molto più gusto che oggettività sul palco. Per quanto comunque è sempre un giudizio estetico, il bodybuilding, l'open, eccetera, è un po' più oggettivo, cioè comunque se sei più grosso e più Sì. condizionato, più di tanto margine non c'è, capito? Ma volevo chiedervi un parere, che cosa ne pensate di Nick Walker? Cioè, ne stanno parlando tutti, c'è chi gli va contro, c'è chi invece lo stravede come il nuovo bodybuilding, futuro Mister Olympia. Spero per lui che ci arrivi, perché ha messo tanto di un Dallas McCarver. Non voglio Totalmente bufargliela, fin d'accordo sotto su le questo, palle, certo. vivrà più a lungo di me, per carità, glielo auguro. Però minchia, vederlo così, non so, Oh, cosa ne io pensate? a me esteticamente, cioè da un punto di vista poi di giudizio estetico di per sé, anche guardando struttura e anche considerando le masse, eccetera, non fa impazzire, non lo vedo. Cioè non lo vedo perché c'ha magari ha tanta massa, però ad esempio ha una midsection che non mi piace. Proprio a livello estetico, a livello di forma, sia scheletrica che muscolare. E poi le gambe e i quadricipiti non si sbombano bene, cioè c'è tanta massa, però sono Sì, è un affusolate alla tronco. fine. Sì. Sì. Secondo me, che frega tanto è anche il polpaccio, che veramente Sì. è Dorso. enorme e Dorso, sì. non Ma dà vabbè, le varici che ha sui polpacci, sulle quella, guarda, tibie. è la meno cosa. Quello ti operi, insomma, poi o quello, oppure nel senso non bisogna tanto andare a vedere. È proprio che la gamba di per sé non è, al di là delle varici, non è una bella gamba, cioè non è un bel quadricipite che si sbomba, capito? E questo secondo me fa I perdere vasti non tanto. sono rotondi, cioè particolari, vero? Bravo, Ma fa effettivamente, come ha perdere detto Marco, anche tanto. il polpaccio sembra a momenti grosso come la gamba, cioè nel Sì, senso sì, sì. è poco la Assurdo. sbordatura del Secondo me quadricipite si rispetto a fanno tutti quello. un po' troppo condizionare dall'età. Io ho Sì. quest'idea, cioè tutti come nella serie, ah, quest'età è così, a me non me ne frega un cazzo dell'età, cioè io vedo sul palco l'atleta e that's it. Quindi che sia giovane, che non sia. E sì, cioè nel senso, sicuramente un messaggio positivo che porta è che lui comunque si allena con senso. Cioè, nel senso, Tira forte, spinge giusto, c'ha una buona forma, c'ha Janssen, queste cose le cura. È un po' questa scuola che c'è adesso ormai che non si lascia più niente al caso. E
Però sì, mi sembra più un fenomeno che concrete possibilità, Anche tra perché sai cosa? virgolette. Anche perché Ludo, facci caso, Diviso comunque è un ragazzo che piace, vendibile a livello di immagine. Non è un Reagan che, vabbè, adesso va in forma, ma quando andava liscio, sì, un bel ragazzo Diviso, però era liscio come una patata. Invece comunque Nick va sempre tirato, cioè Sì. a me strutturalmente non piace affatto, però la condizione è buona. Cioè, quindi lo vedi, Diviso vendibile sui social o anche su magazine o altro. In forma, l'ambiente poi in America è così, cioè ti pilotano molto quando spinge il pubblico, la giuria non dico che si fa influenzare, ma comunque ha vinto un Arnold, cioè, cavolo. E quindi con quella struttura che si ritrova, Sì. difficile vincere l'Arnold, l'hanno messo Sì, ma in primo. questo momento ce ne sono troppi che si stanno affacciando perché c'è Brett Wilkins, c'è adesso Dauda che è veramente veramente bello. Quello è bellissimo, è bellissimo, Dauda è è bellissimo. bellissimo, Beh, poi piacerà impazzire. si muove bene, sa posare, c'ha una bella presenza, cioè Dauda ci sta. E infatti adesso sarà l'Arnold. Poi Reagan sembra che ha preso un bel filone adesso con Milos. Sai che c'è? Che c'è un momento in cui è veramente una questione del dove poi i giudici vorranno andare a spingere, perché Nick vai a spingere sul filone comunque Freak. masse, mutant, freak, Sì. però c'hai d'altro canto anche un Labrada, una Tandeascia che è tornato, un Dauda di nuovo, che invece sono un po' più quell'estetica alla Sean Roden, no? Quel fisico proprio bello da vedere, un po' più aggraziato. E là bisogna vedere dove vogliono indirizzare i giudici, dove vogliono spingere. Anche perché Secondo me non sono neanche piccoli, cioè tu vedi no, Labrada, è sono grossi, estetico, però ecco, sono grossi. io andrei più verso quello perché, ma come ha detto anche Marco prima, c'è cioè un Nick Walker, girano voci che non durerà tanto. Spero di no Intanto, per lui, eh. Boh, a me è la sensazione che dà, no, poi ripeto, magari sarà più longevo di tutti gli altri, arriverà. sì, Però cazzo, ci ha fatto veramente un cambiamento che dici. Poi sì. saranno anche tanto quelle varici che comunque colpiscono. Io, per Forse un esempio, po' vedevo. quello, un po' perché stando con Janssen, un po' uno vede il fantasma di Dallas, no? Certo. Vede 2.0, no? La storia che si ripete. Secondo me anche un po' influenzati, però Mi sento, per sicuramente. esempio, all'Arnold il commento proprio di Arnold stesso mentre posava Nick. Arnold faceva notare questa cosa, cioè diceva. Il succo era, cioè, guardate le vene che ha sulle gambe, non ho mai visto una cosa del genere. Farebbe meglio farsi operare, cioè, Sì, perché non ha proprio anche provato una questione: tanto. lascia stare quello che può essere, appunto, lascia, è brutto da dire, però lascia stare quello che può essere la salute, ma anche dal punto di vista estetico è proprio brutto da vedere una Non è cosa del genere. bello, certo. Poi io, togliendo anche quelle, metti che si fa operare, deve risolvere. Dal punto di vista fisico, è il classico freak, come dicevi appunto, si allena anche con criterio, perché non è il classico freak alla Branch Warren che si Brava, allena vero. alla Branch Warren, alla Johnny Jackson, cioè si allena con criterio, quindi sta passando anche un bel messaggio a quel punto di vista. Però, te l'ho detto, ha fatto un cambiamento che veramente, cioè, tanto in 2 o 3 anni è veramente mutato, cioè The Mutant proprio per. Anche per quello, io preferisco di più un filone come può essere un Dauda e gente più bella, un Nathan D'Ascia, cioè belli anche da vedere, più anche dal punto di vista proprio estetico, linea, cioè sono belli. Bisogna vedere se vogliono distinguere tantissimo quello che sono i super massimi dai classici, perché comunque anche i classici ormai Bravo. sono grossi, cioè un No, Bumstead sì. adesso è grosso, cazzo, e, cioè, sono comunque personaggi che non è che passano inosservati se li vedi in giro, cioè, sono i bodybuilder fondamentalmente degli anni 80. Ho visto un paragone tra Lee Haney e Bumstead, più o Uguale. meno le masse sono quelle, Sì, cioè sì, sì. cambia poco. Quindi dipende appunto se vogliono dare proprio la spaccatura tra, ok, vuoi fare bodybuilding hard, quindi super massimi, devi essere più un freak, la mettiamo più lì. Se vuoi invece essere più estetico, ti guardi i classic, o comunque, cioè, cosa preferisci per dare un pochino più di. Insomma, di ampiezza quello che possono essere i gusti delle persone. Però se vedi Dipende da dove vogliono spingere. la lineup come sarà nei prossimi anni, quindi il cambio generazionale, sostanzialmente generazione tra virgolette, sono tutti un po' più estetici, perché prendi di nuovo Labrada, Brett Wilkins, Regan Grimes, Anche un Justin Rodriguez, sì, esatto. ma lo stesso Brandon Carey, non Cioè sono di freak. freak della serie di tozzi, diciamo, ci sono un Jan Valier, c'è James Esatto. Holinshed, poi chi c'è? Aki Williams, quella. Hakim, William, sì. sì, però anche lui non è troppo, cioè comunque è elegante.
Hakimi è Sì, è un un nome bel streak, elegante. perché se tu lo No, no, a vedi, livello di Williams. dimensioni sì, a livello di dimensioni sì, però capito, non è Sì, quel... però non è top, certo. Esatto, Sì. quello Ma fateci dicevo. caso, Ludo, anche se vedete il lineup che sta avendo poi adesso dell'Arnold, cioè sono tutti estetici, tolto un Boniac che Bravo. vabbè si è molto ridimensionato, ma l'ossatura non è. E poi vabbè c'è Hakim o un Hassan Mustafà, gli altri sono tutti estetici, Sì, c'è esatto. Kuklo, McMillan, poi c'è Max Charles, Curry, Beke Ci che sarà torna, Curry, poi c'è Dauda, Baier, giusto? Rodriguez e Sergio Oliva Junior, sono tutti estetici. Non c'è pure Quindi Dauda? Brad Wilkins? Samson non lo vedo nella lista ufficiale, non so per quale motivo. Non lo sto vedendo, eh. Comunque Brad McQuill. Wilkins pure c'è. Non No. c'è? Ma No, allora, Williams, Baier, Rodriguez, questo è Oliva Junior. 2022, Giuseppe? Sì, sto guardando un Forse stai attimo. dando 2021 perché Sì, Valier... sono un Infatti coglione, sto venendo in 22. dicevo, Ian, oddio, il gareggia pure Ian. Aspetta un attimo, che mamma mia, ragazzi, come andiamo male Ah, io sai, così. Brad Wilkins, Brandon Carey c'è, Dauda... Regan Esatto. Grimes e dovrebbe esserci pure Bonac, Kuklo c'è, cioè, Kuklo dovrebbe confermato, tornare. ecco, Sì. sì. Sì, Un Reagan, per esempio, adesso con Miloš sta facendo un cambiamento. Dopo, allora, curioso. bisogna sempre vederlo sul palco, perché comunque ovvio, se uno guarda i video mentre si allena, era comunque già impressivo anche prima. Quindi è vero, ha dimostrato comunque nella gara quella che ha perso contro Claridad, meritatamente, secondo me, ha perso contro Claridad, perché cioè, anche lì ho sentito di quelle cose, tipo no, è stata un'offesa al bodybuilding far vincere Regan Grimes. Allora, Clarida ha dalla sua la pecca sull'escusimento di essere basso fondamentalmente, ma se Ma tu è metti in quasi. Sì, stessa scala Regan Grimes e Clarida, secondo me non c'era paragone, cioè dal punto di vista concordo. di densità muscolare, proprio, cioè Rotondissimo. Clarida, stiamo parlando comunque del Mr. Olympia dell'anno scorso nel Esatto. 1812 e del penultimo in classifica nel, 2000, Sì, nel open. 2021, ok? Scusami, nel 2020. Nel 2021, l'anno scorso, Clarida ha fatto secondo dietro a Lansford, che secondo me meritava Lansford, e Regan Grimes ha fatto per la seconda volta di fila penultimo, ok? Cioè, quindi è vero che nel frattempo era migliorato, perché comunque nel frattempo aveva preso Miloš e aveva già avuto i cambiamenti, però mi stai paragonando e mi stai facendo passare la meno 212 per una categoria di merda, perché Sì. quelli che si basano solo ed esclusivamente sul La no, pezza il peso. però pesava di più, era più grosso. Il bodybuilding non è solo questione di essere Esatto. più pesante, perché se un ragazzo logicamente, entrambi alti 1,80 m, uno pesa 120 kg, l'altro ne pesa 90, ovvio, ti dico anch'io, di sicuro merita quello di 120 dal punto di vista del bodybuilding, ma stiamo parlando comunque di uno che pesa 83 kg in gara, che la ridà, 83-84, ma è alto 1,55 m, cioè sta portando comunque lo stesso più o meno un HP Voglia. più 30. Cioè, vuol dire che è come se fosse veramente un super massimo dal punto di vista dell'HP, no? Della differenza altezza-peso. Quindi mi stai facendo passare la meno 212 come una categoria di merda, perché il secondo, che è stato Mister Olympia l'anno prima, deve essere battuto dal penultimo per 2 anni di fila Grazie. della Esatto. Open. Cioè, lì secondo me veramente la gente si è lasciata offuscare da quello che è il peso e i volumi. Ma se tu Sì. prendevi Clarida, io ho visto una foto in cui hai messo Clarida alto come Regan Grimes in proporzione. Era enorme. Era il padre, Sì, sì, non sì, era. sì, sì. Ma poi Vabbè, ma densità là è sempre il muscolare. discorso che chi commenta, chi fa questo tipo di commenti, non ha una formazione, tra virgolette, una mente da giudice. Cioè, il giudice Ma deve giudicare è per un'altra come cosa. quelli che dicono, guardando le gare amateur, che dicono no, perché all'assoluto deve vincere sempre quello insomma, dei più 100 kg, no? Dei Quello più supermassi? pesante, ma non è Esatto. quello. Non è quello bodybuilding, perché per esempio nell'ultima gara quando è diventato professionista Babacar, che poi appunto ci sia la diatriba natural, non natural, sono cazzi suoi, quello che è. Sul palco non si guarda se uno dichiara di essere natural o no, l'importante è comunque porti un prodotto. Meritava di vincere, era più completo di tutti, non c'era storia. Cioè, c'era anche un Simone Bassanelli, che secondo me Simone ha un grandissimo futuro nel bodybuilding, ma quel giorno sul palco meritava Babacar, nonostante fosse HP più 10 sul palco. Sì. Cioè, ha Sì. vinto e il giorno dopo con un HP più 10 più 11 è arrivato davanti a gente come per esempio può essere un Roberto Bonomo, che comunque è un ottimo atleta, ma quel giorno sul palco Babacar, a mio avviso, anche se magari non rispecchiava quello che era i super massimi, ma era più completo dal punto di vista Ma fisico. assolutamente, ma È assolutamente. assurdo, una vicina che non esiste, una schiena comunque forgiata da anni e anni di pesi pesanti, comunque si Poi allena molto stacca, pesante, stacca e scuota, è pesa, è una forte. forza mostruosa.
E lì ha dimostrato che comunque il peso non è tutto. Cioè, non è che se pesi 84-85 kg e sei più completo devono metterti dietro solo esclusivamente perché sulla bilancia pesi di meno. Cioè, è quello che purtroppo tanta gente non capisce, che il bodybuilding non è solo quanto pesi e quanto sei grosso, ma è come sei completo, c'è cioè, simmetria, posing, presentazione sul palco, definizione, proporzione, c'è tutto. È quello il Certo. bodybuilding. Poi ovvio, a tutti comunque piace vedere i super massimi di 120-130 kg, grazie al cazzo, vero? Ma se uno ha 120 kg è meno completo di uno di 95, quello di 95 lo metti davanti. Ma sai, se questi qua, cioè se nelle gare smettessero di dire il peso, in generale, tu non hai modo di sapere il peso. Cioè queste persone che parlano non hanno Instagram, non hanno niente, nessuna fonte per sapere il peso degli atleti. Quando ci scommetti che sarebbero a sparare proprio. Cambierebbero i verbi a Ma bene, certo. direbbero molto spesso ah, quello pesa tanto, mentre in realtà magari quello che pesa di meno. C'è anche, cioè, quello. Dopo certo, vedi la differenza, perché sto vedendo un Simone Bassanelli, cioè Simone Bassanelli è grosso, cazzo, ragazzi. Certo. Cioè, Ma delle anche gambe dalla sua dicono. gambe e braccia, secondo me, sono forse le migliori che ci sono sul panorama italiano, perché sono assurde veramente. Cioè, le braccia e il tricipite sono due teste di bambini messe insieme. Cioè, è grosso, il bicipite è grosso, i quadricipiti sono mostruosi, Buona testa. ascolti che cioè, ci puoi mettere dentro veramente il dito medio di traverso, ci sta nei solchi. Secondo me, pecca un po' di schiena. Se avesse più rotondità, più volumi sulla Grezza, più. schiena, sarebbe tanta, tanta roba. Ma infatti, penso che comunque arriverà nel giro di un annetto. Simone, la Procard, secondo me, se la prende. Ovviamente, secondo me, un modesto parere deve migliorare dal punto di vista proprio del centro, cioè quello che è il busto. Quindi la schiena in spessina, perché dopo quando vai in mezzo ai professionisti ti becchi delle schiene con i controcazzi. Cioè, gambe e braccia, secondo me, non è inferiore a nessuno dal punto di vista proprio anche cioè, di alto livello in Italia o anche fuori, perché secondo me è spaventoso. La schiena, secondo me, deve lavorarla un po' di più, se No, vuole arrivare comunque a dire il suo anche nei professionisti. anche perché Marco, facci caso, lui anni fa, dove i meccanismi per dare la Procard erano diversi, secondo me gli avrebbero anche data al talento la Procard. Ma adesso o sei forte, che sei con, cioè, non è un alibi che sei giovane oppure sei una promessa, perché loro secondo me anche in Pro League ragionano così, questo qui il giorno dopo se va nei Pro lo spaccano il culo, ok? Quindi comunque deve dimostrare anche se è giovane, il talento non basta perché non danno sulla fiducia alla Procard, adesso devi essere forte, cioè se non dai maturità di schiena, durezza e tutto non te la danno, quindi pure secondo me arriverà entro poco perché ha delle caratteristiche eccezionali, solo che anche lì è giovane però non è un alibi, cioè deve un attimino smummiarsi e portare quello che serve perché ne vedo troppe adesso di giovani promesse che poi in realtà non arrivano mai, cioè questa è una cosa particolare, quindi speriamo perché a livello di massa in Italia parlo di amateur, di bodybuilding, ne vedo pochi in grado di Dai, poter è il più reggere. grosso, è il più Sì, grosso. Io ho visto le ma gare anche quest'anno seguendo i ragazzi, paura. lo vedi, cioè quando lo vedi sul palco ti viene da guardare lui, perché comunque è mastodontico, cioè veramente ha quegli arti che sono assurdi, ma veramente belli, belli, poi pieni, densi, con striature, cioè lo vedi che è uno che si allena veramente forte, se tu vedi i suoi allenamenti non è uno che si risparmia, c'è cioè uno che veramente carica l'impossibile, spinge forte, spinge veramente forte. L'unica cosa, appunto, secondo me, è che la sua pecca, ma lo sa anche lui, perché io quando parlai ancora ai tempi con il suo preparatore, con Thomas, anche lui infatti lo disse, se dovesse migliorare di schiena, Simone, è comunque da Procard. E io gli dissi la stessa cosa, è vero, però di schiena poi ha dimostrato anche quest'anno sul palco che gli manca ancora quel gradino per veramente dire, ok, se passo tra i professionisti me la posso giocare anche lì. Se lui migliora di schiena, mette belli spessori e più larghezza, nel busto in generale, quindi magari anche un pochino più di, come si dice, più di tasselli, tra Sì, virgolette, più che poi, pezzi. vabbè, non basta che non ci sono differenze, però magari appunto portare anche il petto leggermente più voluminoso, perché per il semplice motivo che comunque avendo gli arti così enormi, ovviamente le Quello. proporzioni, magari ha un ottimo petto perché è grosso e spinge quasi della Madonna, Mi sembra veramente. più piccolo. Però, esatto, e avendo comunque gli arti così forti risulta un pochino indietro. Stessa cosa la schiena, quando si gira di schiena e fa la back double biceps con queste braccia che sono veramente, sono delle cosce di altri ragazzi, perché sono delle cosce. La schiena proprio manca di quella profondità e di quelle masse, di quelle rotondità, di quel volume, che se avesse quelle, Simone potrebbe fare veramente, veramente, veramente bene. Ma Se infatti lavora lì, dopo tempo 1 o 2 anni,
Sì. spacca veramente i culi anche tra professionisti. Ma facci caso, almeno quello che, perché dal vivo non sono andato nella gara in cui lui ha perso contro Babacar, ho visto la diretta, però tu vedi questo proprio disparità, front e side era mostruoso, perché proprio ci sono le braccia e le gambe che tu non puoi non guardarle, quando mette la gamba a terra ha fatto la gara. Il problema qual è? Quando si girava di schiena dici, ah, tutto qui, cioè ti viene proprio da dire, cazzo, è proprio la differenza abissale, proprio anche come durezza, come grana muscolare, perché Babacar ha vinto per quello, perché Baba è più compatto, è più basso di me, cioè sono 1,68, Baba è più basso, sì, ma Sicuro? dovunque lo giravi, no, più basso, me lo ricordo, ci sono stato, lo conosco di persona, è appena più basso di me, fa paura, Ma che mi sembra che fosse, non lo so, mi sembrava che di 1,70 sicuro, se abbastanza. non è alto come me, è appena più basso, io sono 1,68, 1,70, per dirti, però per dirti, ma lui, se tu vedi Baba, front, side, back, è duro uguale, cioè non gli becchi una cosa che manca o una difformità di tiraggio, quello è importante, infatti quella gara i giudici sono stati bravissimi secondo me, e Simo quando si girava di back dici, cazzo ma è lui, cioè nel senso front e side mostruoso, si gira, non ha quei tagli e quelle rotondità che esplodono, poi come hai detto anche tu, si vede sto braccio che sborda rispetto alla schiena e le spalle, quindi è anche un Anche discorso le di gambe, proprio perché di... quando ci metti in posizione in back double biceps, cazzo, ha ste gambe che proprio sono Sì, voluminose. Quindi guardi esatto. quelle, guardi le braccia, ti aspetti comunque una schiena magari molto più impressiva. Ma lì facci caso, secondo me è anche un discorso allenamento, eh? Perché quando hai due muscoli dominanti così, allenamento della schiena, tiri di braccio, perché là poi anche Thomas là deve trovare il bando della matassa, perché se questo qua tira di bicipiti o di altro, lì la schiena resta indietro. Cioè, ma questo Croci e Cristiano docciono, come dico io. Croci non fa le braccia da quanti anni? Perché stava 2 anni, 2 anni e strafondato. mezzo. Lì anche l'intelligenza tecnica del coach dice: aspetta un attimo, iniziamo a non allenare i quadricipiti e le braccia, oppure miglioriamo l'allenamento tecnico della schiena, perché è palese la cosa. Perché lui, l'ho visto anche io qualche video allenamento di Simone, tira come un dannato, presse con non so quanti chili, o anche le braccia. Il problema qual è? Che quei due muscoli vanno avanti. Ah beh, non c'è pericolo che la schiena la rimette a pari, non è che la schiena recupera terreno se tu continui a fare con la stessa intensità con gli altri muscoli, ed è brutto per un bodybuilder dire no, quelle due cose devi un attimino tirare il freno, ma è così, come le wellness, cioè io vedo adesso i coach delle wellness fanno 6 volte a settimana glutei e cosce, la parte superiore non la stanno toccando, quindi sai, anche lì l'intelligenza di un preparatore di non standardizzare la programmazione solo per il fatto che le braccia e le gambe vanno fatte, Ma capite? È una sai che cosa c'è, molto Giuseppe? particolare. Nello sviluppo muscolare tu devi sempre pensare che la coperta è corta, tu hai un È margine di quello, crescita, esatto. eccetera. La specializzazione parte da una despecializzazione. Cioè, se io ho un distretto indietro, non devo partire puntando, perché la gente ragiona sempre sul: ah, ok, c'hai la schiena indietro, la alleniamo 3 volte a settimana. No, hai Esatto. la schiena indietro? Ok, che cos'hai davanti? Questo e quest'altro, perfetto, questi li mettiamo da parte. Ora abbiamo più Eccoli, spazio bravo. e aggiungiamo, cioè tu non puoi aggiungere cose quando l'atleta è già saturo, si sta allenando. Se l'atleta Bravo. si allena 10, tu non puoi aggiungere 11, 12 perché una cosa è carente. Fai spazio e poi fai, lo fai allenare Sì, sempre esatto. 10. È come se le risorse sono quelle, le devi Sì, ottimizzare poi, ma non è che si moltiplicano le risorse, poi uno te lo assolutamente. bruci, cioè, un attimo. Perché poi Questa il cosa qui. ragionamento, sai, il ragionamento che molti preparatori fanno, che lo applicano su tutti gli stretti. La schiena non è mai abbastanza, le gambe non sono mai abbastanza, il petto non è mai A abbastanza. priori, Tutti gli distretti, sì. io l'ho sentita su tutti i distretti, no? E è il mantra dei preparatori: c'ha le gambe grosse, però le gambe non sono mai abbastanza. No, se c'ha le gambe grosse, come Flex Lewis, prendi, ti fermi, non le alleni per un po', oppure riduci l'allenamento, e questo è logica di cose. Infatti, ma la cosa che ho visto, raga, cioè sul palco, indipendentemente dalle categorie, dalle estetiche maschile e femminile all'open bodybuilding, le proporzioni pagano. C'è poco da fare, cioè, Certo. ma lo vedi, cioè. Uno come un Labrada, ok, in questo caso, che è grosso, è perfettamente proporzionato, se becca la condizione come deve, quello diventa molto pericoloso, cioè molto più Assolutamente. lui di un Nick, perché alla lunga lì, sì, cioè quanta massa puoi attaccare su Nick Walker? Cioè, casomai, paradossalmente, vedi, qua parliamo di gambe di Nick Walker, lui dovrebbe un attimino stare attento un attimino alla parte superiore, anche perché... Lui si allarga molto in girovita, io lo vedo fare delle accosciate mostruose, pesanti, tutti esercizi
che vanno ad allargare il giro vita, cioè dovrebbe un attimino gestire meglio, ripeto, ho sbagliato il termine, non mi posso permettere di dire deve far quello, cioè è gestito da chi ha i controcoglioni, però la cosa che salta all'occhio è quello di un Sì. tirare, 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 ma ecco, le proporzioni pagano, questo dalla bikini è come se tu becchi una bikini che ha un grandissimo gluteo, ma le gambine a stecchino, oh, io ti giuro, ma sai quante bikini... Nelle ultime 2 settimane ho detto allena questi cazzo di polpacci, allena i polpacci. E no, ma il coach non me li fa fare. E tu vedi questi glutei, perché le bombardano, Polpaccio. adesso va di moda i glutei, le bombardano di glutei. Oh, io non ho mai visto fare un calf. E vedi, il problema è che il polpaccio, la donna, non è che uno fa il polpaccio e si allarga la gamba, anzi, crea un effetto di ginocchio sottile, porca miseria. Certo, Anche certo. perché se uno ha problemi a sviluppare i quadricipite... Vabbè, se non tiri sul polpaccio sembra ancora più sottile la gamba. E ti giuro, vedi, è proprio, sono concezioni secondo me sbagliate. Che uno associa il polpaccio alla caviglia larga, ma lei è questione di ossatura. Cioè, Esattamente poi il contrario, perché poi faccio esatto. l'effetto della conchiglia più Sì, sottile. ma io ti giuro, guarda, ero andato settimana scorsa al McFit a fare cardio. Vabbè, solo cardio ci vado a fare. E ho passato 45 minuti di scala a guardare le ragazze che facevano solo hip thrust. Una è stata 45 minuti a fare hip thrust a fondi, tutto culo, era tutto culo sta ragazza qua. Io dico, infatti mi è venuto Cioè, tu spontaneo. ascolta questo discorso senza pensare che Giuseppe, tecnico del mestiere, una persona ti diceva: ho passato il cardio 45 minuti a guardare le ragazze che facevano il thrust, tutto culo, Sì, tutto ma io ero lì al limite. maniaco. Ora davanti alla McFit, tipo il suo immagine, Sì, non io puoi non girare, posso sai, non entrare. posso. Sì. Oh, ma sarò, sai, sarò io che sono amante proprio delle proporzioni, ho sempre apprezzato proprio gli atleti estetici, ma ti dico, la cosa, cioè almeno quelle volte che mi è capitato di fare giudice, io personalmente, l'atleta che è il più proporzionato è difficile da ignorare, perché tu Certo. cerchi i difetti sul palco. Se uno ti si presenta, ovviamente in condizione, questo stiamo parlando di comunque di fisico da gara, con delle masse giuste, inerente alla categoria, ma se si presenta uno proporzionato, privo di distretti deboli, guarda che è difficile metterlo dietro, a meno che gli altri non siano... Cioè io preferisco uno proporzionato, in forma, non eccessivo in nessun distretto, che uno tipo lì Priest che aveva le gambe, ma era liscio sul culo e sul quadricipite. E infatti all'Olimpia non è mai andato a podio. Cioè, il discorso è quello, Tom Plaze non ha mai vinto l'Olimpia, anche se c'è gente che dice Columbu quell'anno lì faceva cagare perché non aveva le gambe. Sì, ma Plaze non aveva la parte superiore, quindi dov'è la verità? Esatto. Quindi anche lì capisci che, porca miseria... Quello proporzionato non lo puoi ignorare, Di bodybuilding tranne... e proporzioni, volumi, condizione, ma deve Esatto. esserci la proporzione. Esatto. Muscoli va Ovvio bene, che però sì. se non c'è la proporzione, ragazzi. Bravo. Ovvio che poi, oh, se parliamo di wellness, è una voluta sproporzione da quelli che Ok. sono i canoni, quello ci sta, Però sai, però wellness è un comunque... po' più la struttura che la Esatto, la ci sproporzione. nasci, secondo me la ci nasci. Come figura, Sì, stessa cosa, il io vado a contratto. fisciare come al solito, ragazzi. Mi Vai sembrava tranquillo. strano, mi sembrava strano. Esatto. Ecco, cioè vedi, anche lì la wellness e la figure sono il contrario. La wellness è così, la figure è Sì. così, anche lì è struttura, Però è sai, è la particolare. struttura nel senso che la wellness deve essere grossa sotto, avendo come caratteristica ideale il discorso di avere la vita molto sottile. Quindi, Sì. cioè, devi essere grossa fino a un certo punto. Cioè, molto dell'aspetto della wellness te lo fa la vita molto sottile, no? Sì, Poi devi avere perché il se tu gluteo vedi dominante, devi. quad, La polpacci, wellness è un polpacci. po' anche tendenzialmente un po' anche tozza, ok? Quindi Sì, anche il sì, sì. Sì, polpaccio, la caviglia è un po' più grande, no? Un po' più cavalla in generale. infatti Quindi, nasce in no, Brasile lo dico come... perché poi quando è arrivata la wellness è stata interpretata come la bikini grassa. Cioè io Sì. sono una No, bikini, invece... mangio un po' di più in preparazione, un po' più grassa e Sì. sono la wellness. Però non è Sì. così, cioè devi avere la struttura. No. Ma poi, ma infatti, ma sai cosa? Infatti adesso aspetto anche Marco. Bene, 2 settimane fa una ragazza seguito da Marco, Natural, pensa te, e lei eravamo proprio in ballottaggio e mi chiese a Marco, giù, ma dove la vedi tu? E anche perché questa ragazza è una bikini sopra, piccolina, bikini perfetta, sotto aveva questi quad. Marco, Pronti? stiamo parlando della wellness, sai la Caterina? Lei è l'esempio che la wellness, per esempio, è una categoria strutturale, cioè lei da Natural... Io quando l'ho vista l'altra volta si è spogliata, ho detto giù che categoria, ha detto di Marco Wellness, è proprio Wellness fisiologico, ha detto non bikini, guarda che c'ha dei quad che sono grossi come i miei,
C'è anche lì, ovvio che è giovane, migliorando qui e lì, però da Quasi nato non è beh, ha che... 40 anni quest'anno, Eh giovane. no, capisci, santa donna. Però per dirti, cioè, tu dici, cazzo, ma scusa, natural con quei quad lì, wellness, ma no, wellness sono dopata. No, perché se una è predisposta, perché non assecondarla? Cioè, paradossalmente lì, paradossalmente si piazza contro le doped, ma io la metto pure per iscritto. Però per dirti, ecco perché, come diceva Ludo prima, la wellness non è una bikini grassa o ginoide che dici è morbida. No, perché, cazzo, la Caterina è rigata su quelli, cioè, i vasti ce l'ha Sì, poi separati. non sono, è È quello il natural. discorso. La È gente, anche particolare. guarda la Yarishna che ha vinto il New York Pro, Sì, che lei mi piace molto e di base è strappata. Tra l'altro si è scoperto che c'è una sorella gemella. Sì, che è più figa di lei. non gareggia, quindi credo abbia virilizzato un Infatti po' meno, di inizio non è alterata dai no? farmaci, Esatto, però c'ha lo stesso esatto. gluteo, è fatto uguale, Identica, uguale. cioè, assurdo. Santa mamma e Mamma mia. papà proprio là, proprio. Ma guarda, a me delle wellness, io amo la Miss Wellness Olimpia, è di una bellezza quella donna lì, ma poi è bello come immagine, viso bellissimo, Sì. cioè è più bella di una bikini, non ho visto una bikini così bella, è come la Sì. Miss Wellness, la Frenzy, com'è che si chiama, non mi ricordo. Ma poi è bello, bel segnale, c'ha 2 o 3 figli, sempre sorridente, fisicamente è qualcosa di... Ma poi è bello vedere questo contrasto, il viso, coi capelli biondi, è sotto fisicamente di una bellezza assurda, La unita guardavamo all'immagine. ieri, io e la Fede, metto minchia un cavallo, cioè, è assurda. Abbiamo visto l'ultimo check che ha messo Pan9, Madonna. ti giuro, è un cavallo, sotto veramente a sti gluti, quadricipiti Sì. femorali, è assurda. Ma poi vedi, la Yarishina invece è molto più maschilina di viso, è molto più Sì. tozza, l'ossatura più grossa, invece l'altra c'ha proprio l'ossatura sottile. E poi vedi questi muscoli che smordano con quella faccia da Barbie. Guarda che il contrasto è devastante. Là, ecco, là è genetica, raga, uno mi può dire quello che vuole, ma anche genetica non... Vabbè, Panain la gestirà bene, però comunque non è che uno ci viaggia leggero. Anche No, lì, lei il viso è rimasto iperfemminile, ripeto, è più bella di qualsiasi altra bikini che abbia visto, cioè per dirti. Quindi anche lì è genetica come reagisci a tutto quanto, perché non mi venissero a dire che lei ci dà giù meno delle altre wellness, perché non è così. Solo che lei è lì, ma anche l'altra, la Borges, vabbè che sta perdendo un po' i capelli, poverina, però comunque anche la Borges è bella di viso. Infatti loro due sono le mie preferite in assoluto. La Reishina già, vabbè che è più brasiliana se non sbaglio, è Costa però Rica. ha quella alla mascellona, quel... è comunque una categoria estetica. Quindi secondo me la Reishina ha quel viso, il suo limite, può vincere il New York Pro, può vincere gare secondarie, ma l'Olimpia la vedo, fin quando c'erano quelle due là davanti, la vedo dura. Anche perché la Reishina ha quella pelle un po' da foca, più Sì. Sì. plastica. Le altre due... Ragazzi, c'è una pelle che è una meraviglia, ma poi le giunture sono sottili. Però ecco, la Miss Wellness Olympia è qualcosa di inarrivabile per me, di una Invece avete bellezza. visto Chris Bumstead che ha fatto uno stop di 3 mesi proprio dall'allenamento e da tutto? Che Si è lui... fatto bene, però. Sì, stop completo perché dice sto al limite di peso, quindi cioè, non ha più margine di manovra. Quindi si tratta di lavorare sulla qualità essenzialmente e si è fatto sto stop e adesso con calma riparte. Sta al peso... In cui, che aveva un stage adesso, però ovviamente un po' più acquoso, eccetera. Mo' vedi che riparte tutto e via. Quindi, Ho proprio visto la comparazione tra adesso come sta sì, e come è sul palco, però non pensavo fosse 3 mesi che era fermo l'allenamento. 3 mesi proprio così. Non sembrava niente. Ma poi sta bene, bello rotondo. Si vede Sì, che. già è questo. Comunque, E comunque, però, sì. a parlare anche di genetica, c'è una ragazza italiana che è preparata da Francesco, eccetera, che la, Fernandez, che su, sì, ha beccato la su Fernando. Instagram si chiama Mitch Caps. Adesso non mi ricordo proprio Capolavoro. che fa di cognome. È che ha preso la Pro Card adesso. Mitch.caps, Mitch. Mitch.caps. Ok. Caps. Ok, beccata. Lei ha 22 anni, È bellissima. è passata professionista nel 2021, quindi pochi mesi fa. Dov'è, in Spagna o in Portogallo lei? È diventata professionista dove? In Spagna forse, la mia. Ah, sì, la Michelle mi pare che sia forse passata professionista in Spagna, mi sembra, non vorrei sparare una stronzata.
Ma in lei è Romania. svizzera, No, in svizzera quella Romania, in ragazza? Romania è passato professionista. Bellissima In lei. Romania, Ma sì. è svizzera di origine questa ragazza? È svizzera, sì. Ah, che Ma per la cronaca ho saputo che Francesco ha lei è preso da assurda. poco la Carlotta Tonelli, altra wellness con i controcoglioni. È diventata pro? La Carlotta Tonelli è pro. Sì. Adesso è andata con Francesco. L'ha presa da Sì? pochissimo. Non lo sapevo. Lei se la porta forte, è una che secondo me ha sempre viaggiato al 40% del potenziale. Gestita adesso da Francesco, secondo me arriva forte, spaventata. Secondo me però la Michelle dal punto di vista italiano non arriva. No, forte. Zero. Ha Quindi, proprio durezza, separazione, qualcosa di incredibile. 22 anni, 23 anni, e poi quello che mi ha detto anche Francesco è un soldato, cioè è assurda, è un nazi proprio, cioè alimentazione, allenamento, è assurda. Non L'ho riesci a fatta vederla, vedere. Ludo? Sì, l'ho fatta vedere. Solo che non riesco a Allora non... condividervi lo schermo, però l'ho fatta vedere. Sì. Ma poi ha tanto margine, tanto giovane, porca miseria. Però 23 anni, 22-23 anni. vedi, anche lì, raga, è molto ta anche talento. Cioè, quando vedo ultimamente questi ragazzini che cioè, invasati, assurda, non va bene. Ma guarda, ma ne parlavo l'altra volta a proposito di Reagan e anche di Nick Walker. Parlavo che settimane fa con Alessandro Savi, che conoscevo di persona entrambi, e soprattutto Reagan, e mi diceva, sì, adesso lo prende Milos, però è un cavallo pazzo. Adesso mi raccontava, ha trovato, si è infoiato, si è innamorato perso di questa tipa brasiliana, e quindi è difficile tenere per le redini un Reagan Grimes per quanto Lui ha riguarda avuto la legge. l'amorosa per anni storica, ha avuto la ragazza per anni storica, quella che lo seguivo ovunque, tra l'altro simpaticissima, strana, no, da quello che si Adesso vede si è sul innamorato di sito. questa qui, è impazzito, quindi Milos mi dicono sta facendo fatica. E l'altro mi diceva di Nick, e anche Alessandro mi confermava quello che pensavi te, che comunque è uno che rischia, perché anche lui è Alessandro Savi, cioè, essendo lì sul posto, fonti dirette, ha detto, so quello che fa, ha detto, io spero bene, però anche lì, sai, non sai mai se il preparatore ne sa, cioè nel senso, se Jansen fa così o è lui di sua iniziativa, cioè quella è la verità che resterà Poi solo sono tra di sempre loro, capito? voci, ricordiamo sempre che sono sempre Esatto, certo. voci, poi non è che... Però Perché anche lì io stiamo... non penso che Jansen, dopo quello che è successo a Capito, McDavid, quello mi cioè, fa strano. non è deficiente, non penso che una persona sia stupida. Solo che sti ragazzini, almeno io vedo quello che succede in Italia, e poi ogni mondo è paese, io vedo i ragazzini che in Italia della salute zero, ma ragazzi Di non gliene questo frega niente. che cosa ne pensate? Il fatto è una cosa che notavo anch'io. Io vedo che adesso col fatto che il bodybuilding sta un po' uscendo dalla nicchia, vedo appunto ragazzi, comunque anche giovani, eccetera, perdere completamente la testa, come c'era il sogno, voglio diventare un calciatore, ma voglio diventare il bodybuilder. E, però la cosa che vedo che è pericolosa non è soltanto il discorso della salute, l'utilizzo dei farmaci, eccetera, che sicuramente poi i preparatori ci vanno a nozze, però anche quello che iniziano a fare nella vita, cioè iniziano a annullare tutto. Perché Sì. devono vivere come un atleta di bodybuilding pro? Questa è Sì. la cosa che io Ludo, non condivido. ma la cosa assurda sai qual è? Allora, se uno parlo di ovviamente, immagina che io sia un ragazzino, ok? Immagina che lavoro in fabbrica, arriva la Procard, non ci cambi di Procard. C'è un conto che uno, ma faccio esempio di te, Marco, che comunque hai sempre lavorato in palestra, vivi di quello tra coaching, personal e tutto. Ovvio che se arriva la Procard è un mezzo per incentivare il business, ma è giusto che sia Esatto. così, ragazzi. Ma se uno lavora in banca Bravo. o che cavolo ne so, fa dell'altro, sì, puoi fare cocciolà in queste cose, ma il tuo business è un altro, ok? Io vedo questi ragazzini che fanno tutt'altro e investono tutto a fare il professionista, quando da pro non ci camba, cioè loro devono capire una cosa, che non è che arriva la Procard è uguale stipendio fisso, è uguale sponsor che ti paga tutto, cioè è No. raro, perché anche un entrapresti che becca comunque, penso, stipendio fisso Yamamoto, ma non camba solo di quello, Certo. cioè tra la palestra, i coaching... Si fa il culo, cioè vive comunque di un'intera cosa che ci si costruisce facendosi il culo. Loro pensano davvero, uno pensa, ma giù, ma che cavolo dici? Loro pensano che la Procard equivalga a stipendio fisso o altro. Cioè, e questo è sbagliato, è Ma follia. sai, ma magari neanche. Il problema è che viene passato molto spesso questo messaggio, magari da atleti che stanno sui soldi. Qua in Inghilterra va molto questa cosa. Qua in Inghilterra va molto l'immagine del soldato, ok? Quindi tanti atleti inglesi, sia natural che non,
sono diventati icone o comunque role model per il fatto che fanno passare questa cosa del sono un soldato. Quindi io mi sveglio tutti i giorni a una certa ora, mi alleno sempre alla stessa ora, seguo un ritmo, monitoro tutto, faccio i pasti precisi, eccetera, eccetera. E ho tutto sotto controllo. E ne parlavo con Fede, che è il mio spotter adesso. E la cosa che dicevamo è il problema di tutte queste persone è che non ti dicono come sono arrivati là. Perché loro, Quello. comunque, cioè. È una cosa che può aver senso se tu campi di quello, ok? Però se tu Certo. stai cercando lavoro, come dici te, fai un altro lavoro, tipo lavori in banca e tutto, non puoi metterti a rompere il cazzo al capo o rompere o fare il sofisticato nel cercare un lavoro perché non ti permette di vivere come un bodybuilder, capito? Cioè, Certo. la cosa che. Ok, se campi di quello, al di là di professionista, no, ok? Lasciamo stare. Diciamo che può essere professionista, può essere un influencer, può essere una persona che campa nel settore. Se tu arrivi a campare in maniera agiata nel settore, te lo puoi permettere perché ti sei costruito, ok, fallo. Però se non te lo puoi permettere, ma che cazzo lo fai a fare? Capisci? Ma Non esempio vedo il stupido, senso. ma esempio stupido, Ludo. Io mi ricordo Andrea Muzzi e parlavo di un pro, eh? Cioè anche di open, quindi non è facile la vita di un pro open, immagino, tra dieta e tutto quanto. Lui mi ricorda all'epoca dove andare, non so, gareggiare dove, mi sa quando decise all'ultimo di andare ad Alicante, così, e mi disse: Andrea, ma all'Eurospin, perché lui lavora all'Eurospin, ma ti Lidl. danno eh? Lidl. Lidl, giusto? E ho detto: oh, ma te li danno i giorni di ferie? No, no, guarda, me li faccio dare perché non devono rompere il cazzo. Cioè, io le ho detto all'epoca, Andrea, occhio, perché ok, gli puoi stare simpatico, ma se ti lasciano a casa, tu sei il culo a terra, eh? Cioè, nel senso, Bravo. ok, ma il bodybuilding non deve asfaltare tutto quello che c'è intorno. Ma il discorso sai qual è, Ludo? Qua non è questione tanto di pro card, la cosa più pericolosa qual è? Che molti atleti sui social, che per risorse economiche derivanti da non so come, fanno passare il messaggio che è una vita figa vivere da atleti, che tu vedi tutta questa gente che è sempre sorridente, felice, senza problemi per la testa, vanno sempre in giro, ogni settimana sono fuori, e uno, ovvio che un ragazzino dice, cavoli, facendo l'atleta, sì, ma io vi posso garantire che molti, cioè professionisti di bodybuilding, innanzitutto di famiglia hanno tanti soldi, ma tanti. O hanno delle fabbriche, delle imprese, cazzi e mazzi, che gli consentono di far quello. Ma se tu dici a questi professionisti, guarda, tu, se rinunci a tutto il tuo lavoro, alla tua famiglia, di tuo, da atleta, ci campi? No. Anche lì, infatti, questo è un invito a molti atleti a far passare anche la faccia brutta della medaglia, perché è anche, cioè io molti, la maggior parte di atleti li seguo, li voglio bene a tutti, li vedo sui social, ovviamente non giudico, però mi viene da dire, ragazzi, anch'io, anche a me piacerebbe far vedere la mia faccia sorridente, che io faccio una bella vita, ma cioè, non sono ipocrita, è anche sbagliato far Sì. passare Voi tutta la cosa bella, fate passare anche la merda, abbiate l'onestà quale di dire. consiglio dareste ai ragazzi o alle ragazze che dicono ok, voglio lavorare, perché poi all'inizio logicamente voglio lavorare nel mondo del bodybuilding, non è un devo Guarda. per forza essere atleta, cosa, perché diciamo Sì. questo lusso del voglio diventare famoso come atleta ce lo possono avere chi c'ha i numeri, però generalmente un ragazzo o una ragazza che dice voglio il mio futuro nel mondo del bodybuilding, all'atto pratico proprio. Allora, secondo me, in primis formateli, in primis, Ok. perché adesso va di moda fare una gara, cioè fare una gara e non vincerla, fare una gara per poter scrivere il giorno dopo, coach online. Io conosco gente che ha già prima ancora di gareggiare, ha già le magliette stampate con il numero di telefono coach online. Ci stiamo scherzando, non aspettano altro che qua, ecco perché ne parlavamo spesso, si è perso proprio la passione per lo sport, cioè il fatto di allenarsi, mangiare, gareggiare, adesso la gente gareggia, non sto scherzando, per poter scrivere il minuto dopo essere scesi dal palco coach online. E questo è sbagliato perché gente che non ha neanche il diploma del settore di primo livello, figuriamoci il resto, però vedi, viene proprio meno il caposaldo. Quindi, innanzitutto, formatevi, fate la gavetta, partite i vari diplomi, iscrivetevi all'università a facoltà che reputate giuste inerenti a bodybuilding, che ovviamente ce ne sono poche, però fate gli studi scientifici o comunque ISEF o altro, diplomi, leggete, informatevi, allenatevi, cazzo, perché se le cose non le provate, qualche garetta fatela e piazzatevi, perché se non lo capite. Ma di sicuro non prendete come modelli la gente che vi fa vedere tutto come rose e fiori e
e che fa passare tutto per facile, perché la realtà è altra, perché io, ma sai quando i ragazzini o ragazzine mi chiedono, giù, ma cavoli, io amo la tale, ok, la tale atleta, che bella, è sempre sorridente. Io che conosco la tale atleta, so che la sua vita è una merda. E mi viene da dire, io poi sono onesto, dico, guarda, sappi che la tale comunque ha un altro lavoro, non vive di IFBB Pro Card, ok? Vive di altro, si fa il culo, ha due o tre lavori per fare le trasferte. Ah, ma quindi lei non vive mangiando, dormendo e allenando? Magari, ma magari, cioè quel bodybuilding lì che sta passando adesso come il pro IFBB che mangia, si allena e campa di quello è morto. Cioè adesso la gente si fa il culo per vivere. Il No, problema è sai, che lo questi fai ragazzini se creerebbero il ex fame. post, cioè alla fine tu arrivi ad essere Certo. un influencer o quello che è, per cui puoi permetterti Certo. il lusso, che poi non è un lusso, cioè è una cosa che ti sei guadagnato a suon di sudore, eccetera, Certo. di impostare la tua giornata come la vuoi impostare. Cioè, ecco, banalmente, se sei un libero Sì. professionista, imposta la tua giornata come vuoi, come sei più Ovvio. produttivo. E te invece, Sì, Marco, ma consigli facci caso, per... dico. Aspetta, aspetta, aspetta. Sta zitto da un po', quindi. Io la cosa che consiglio è di cominciare ad amare almeno questo sport, perché purtroppo tanti Amen. cominciano a voler fare questo lavoro, a voler diventare professionisti, a voler andare all'Olimpia, ma magari non hanno mai neanche cominciato a fare una dieta o ad allenarsi come si deve. Quindi secondo me purtroppo i social hanno fatto bruciare troppo le tappe. Cioè io quando ho cominciato ad allenarmi non esistevano i social perché sono vecchio, vabbè. Però oltre a quello ho cominciato ad andare in palestra per il semplice motivo che volevo diventare grosso. Punto. Non c'era questo, manco sapevo di che esistessero delle gare di bodybuilding quasi. Cioè le avevo sentito parlare, ho visto qualcosa, però se uno comincia con l'intento di migliorarsi fisicamente e comincia ad amare questo sport per quello che è, quindi alimentazione di un certo tipo, allenamenti di un certo tipo, vivere in un certo modo, perché comunque uno stile di vita, come diciamo sempre, non è uno sport. Prima di tutto devi amarlo. Una volta che tu ami questo sport, allora da lì puoi cominciare a ragionare su tante altre cose, sul gareggiare e vivere di questo. Ovviamente, se uno decide di vivere di questo, come ha detto Giuseppe, deve studiare. Se magari non è la laurea, piuttosto che, ovviamente, se è una laurea è ancora meglio, però aprire libri, confrontarsi con atleti di un certo livello, con coach di un certo livello, con medici. Quindi non parlare solo con quello grosso della palestra perché ti dice quante ripetizioni fare per diventare grosso, ma confrontarsi anche con endocrinologi, andrologi, medici, qualsiasi cosa che comunque ti possa, qualsiasi persona che possa farti crescere e possa farti veramente imparare. Quindi ampliare tutte le conoscenze sia dai libri che proprio dai rapporti interpersonali. Quindi informarsi, studiare, anche perché poi quando si devono mettere le mani sugli atleti o comunque su altri ragazzi. Non bisogna fargli fare quello che purtroppo tanti fanno, che è far fare ai propri atleti e ai propri Per clienti quello favore. che può fare il tuo coach. Quello che può fare il tuo coach, molto probabilmente, si spera, va bene per te ed è adattato su di te. Oppure E glielo non fa deve fare il essere suo coach a adattato, sua volta. capito? Esatto. Non deve essere tutta una matrioska del il coach fa fare al coach che poi arriva a te. Uno deve comunque formarsi e studiare per avere le proprie idee e trattare i clienti in maniera ideale, personalizzata. Quindi l'unico modo per far questo è studiare. Se hai le conoscenze, puoi anche confrontarti col tuo stesso coach. Magari il tuo coach ti dice di fare delle cose che secondo te, dei tuoi studi, insomma, da quello che tu ti sei confrontato con altri professionisti, per te non va bene. Perché magari, non so, un prodotto non va bene perché può dare determinati problemi, un approccio alimentare magari non va bene. E quindi sapere, essere informato ti può permettere di confrontarti e fare, avere logicamente anche più risultati. Ma oltre a quello, sapere le cose ti fa fare questo lavoro in maniera giusta, in maniera ottima. Non, come diceva Giuseppe, vinco una gara, partecipo ad una gara e comincio a fare coaching online. Perché se tu parli con questi ragazzi che cominciano a fare coaching online e hanno fatto una gara ma non hanno mai aperto un libro, se gli chiedi anche solo delle piccole cose su qualsiasi campo, chimica, alimentazione, allenamento, rimani sbalordito, dici, ma serio? Cioè non sai le proprietà dell'acido alfa-lipoico, non sai le proprietà, che cazzo ne so, diciamo, del trembolone per dire, e prescrivi ai tuoi atleti questo senza sapere Sì. neanche cosa fa, gli effetti collaterali che può dare, chi può farlo, chi no, determinate, cioè, piuttosto che l'acido alfa-lipoico, piuttosto che davvero cose Qualsiasi minime cosa. che dici, cazzo, se Sì. fai sto lavoro devi sapere che cazzo serve quella cosa. O se dai Sì. un allenamento devi sapere se
se lo stacco deve essere fatto in un modo piuttosto che in un altro. Se tu ti improvvisi e cominci a seguire persone, gli fai male e dopo sono cazzi. Quindi, Sì. prima di tutto, amare questo sport, studiare, confrontarsi tantissimo con le persone con più esperienze di noi e che magari hanno anche studiato a livello proprio medico. Quindi confrontarsi, appoggiarsi tanto anche ai medici, perché comunque noi abbiamo un Esattamente. lavoro che è il nostro, ma non siamo medici, ok? Possiamo studiare quello che vogliamo, possiamo informarci, tutto, però comunque non siamo medici. Quindi avere anche come si dice, la consapevolezza di non essere dei medici e che se ai nostri ragazzi, o comunque a noi stessi, eccetera, succedono delle cose che hanno comunque bisogno di un parere medico, non dobbiamo dire noi siamo i coach, pensiamo noi questa cosa perché è il nostro lavoro. Infatti. Come c'è il posing coach che fa il posing, c'è il coach che fa il coach, c'è il medico che deve fare il medico. Quindi se io mi devo appoggiare a una figura medica, mi appoggio a una figura medica, non faccio tutto io. Quindi anche l'umiltà di dire ci sono campi in cui posso arrivare e campi in cui è meglio che faccio lavorare altre persone, come può essere il posing coach nel caso di Giuseppe, come può essere l'endocrinologo, l'andrologo nel caso appunto che uno debba comunque essere più monitorato dal punto di vista ormonale. Quindi io quello che consiglio è questo, se poi uno studia, ha passione per questo sport, eccetera, allora può veramente pensare di vivere di questo sport, perché se uno non ha queste basi potrà durare un mese, 2 mesi, sarà il coach di moda che va bene per quel momento perché ha portato quei 2 o 3 atleti in forma e quindi sei di moda e tutti scelgono te. Ok, però dopo devi dimostrare anche che oltre in forma sul palco la gente ce la porti sana Ah, sì. e la gente la sai trattare in un certo determinato modo. Quindi, prima di tutto, l'informazione, lo studio e quello ti dà longevità dal punto di vista di coach e ti permette di guadagnare a lungo termine con questo lavoro e di farlo diventare appunto quello che è la tua fonte di guadagno. Una domanda, Ma poi quanto bello, Ludo, che bello, vedi, tutto questo qua è per dire che ci vuole tempo, che è la cosa che la gente non vuole, perché assolutamente. per tutte le cose che ha detto Marco, ho detto anch'io, ci vogliono anni, ma non settimane. E quindi il problema Assolutamente. dell'Italia nel bodybuilding è che Voglio la tutto gente non ha subito. tempo. Sì. La gente non ha tempo di aspettare che un allenamento funzioni, una dieta funzioni, che un fisico maturi. No. Loro partono, vogliono tutto subito, e questo vale anche nell'etica lavorativa, solo che è uno sport che non ci dimentichiamo ha a che fare con la salute della gente. Cioè, come ha detto Marco, vincere una gara non è che ci vuole fargliela vincere o piazzare un atleta per tanto sano, ce ne vuole. Perché lì, e soprattutto vedi, anche lì, il risultato si porta nel breve termine, solo che per avere una reputazione salda, che è l'unico modo per fare un'attività nel lungo termine, devi essere bravo, ci vuole del tempo, cioè non è che la gente più brava si è formata oggi al domani, ha fatto anni di studi, anni di risultati, anni di errori, perché ovviamente si sbaglia anche, però ci vuole del tempo e la gente, almeno quello che ho visto in Italia, soprattutto i giovani, non hanno pazienza e tempo e per fare questo sport o da atleti o da professionisti ci vuole veramente tanta pazienza. Se vuoi arrivare subito ti bruci, questo vale come atleta e come professionista, perché a prendere 2 soldi dal ragazzetto in palestra ci metti poco. Io vedo gente che da noi in palestra, cioè, fa dei personal, non ha mai aperto un libro, né tantomeno ha il fisico da gara, cioè, a parlare sono bravi tutti, però poi Quanto anche lì. credete che sia importante farsi seguire da un coach per accumulare esperienza, no? Per vedere proprio, perché questa è una cosa che poi paradossalmente vedo fare poco. Cioè, inizio, voglio diventare il coach dell'anno, voglio vivere di questo, eccetera, e subito sto su un piedistallo per cui non mi faccio seguire da un coach perché io a mia volta sono un coach. E No, questa è una cosa guarda, ma che poi sai, questa è l'altra moda, che comunque la gente comunque si fa seguire da un coach non perché ama il modo di lavorare di quel coach o non perché crede che quel coach lo possa portare ai massimi livelli. C'è la gente che appunto va, cambia coach come le mutande perché credono appunto di acquisire il metodo di quel coach. Quindi anche lì ci sta, per l'amor di Dio, come idea, non è malata del tutto come idea, però. Cioè, per come sono cresciuto io, no. Come ha detto Marco, cioè io preferirei fare delle consulenze con dei vari sì, coach esatto. che bruciare 1 anno, 2 anni della mia vita, passami il termine, leccando il culo a un coach dicendo che è il migliore del mondo solo per fregargli il mestiere. Cioè, questa è una cosa. Io preferisco veramente fare ogni mese una consulenza con Chris Asito, Milos, così, per aprire la mente. Io di mio Ok. devo studiare, ma mi apro la mente, perché per quanto mi riguarda. Non esiste il coach perfetto, cioè ogni coach ha le sue idee, perché indipendentemente dagli studi che ognuno di noi ha fatto, ognuno di noi viaggia su una linea, ok? Quindi
capisci che buttare dei soldi un anno dietro a un coach che sai già che ha quelle idee lì, per cosa? Per capire quel metodo su di te come funziona. Dipende sempre lo scopo che hai, perché se vuoi Esatto. arrivare dal punto di vista agonistico, cioè Lì dici è... voglio avere dei risultati, non puoi fare consulenza con uno, consulenza. Ecco. Cioè, se fai consulenza con, dicevamo, È un Chris casino. Assito, Neil Hill, con chi un Miloš, eccetera, ti può far crescere dal punto di vista professionale perché prendi più spunti, dopodiché puoi logicamente approfondirli, studiarli e metterli in pratica, magari su te stesso per provarli e dopo sui tuoi clienti. Se però vuoi arrivare dal punto di vista Quello no, atletico, vuoi fare ovviamente. appunto dei risultati atletici, proprio quindi risultati in gara, eccetera, lì invece cambia, nel senso devi metterti sotto l'ala di un coach, Seguire. e ciò non vuol dire fare tutto solo esclusivamente quello che ti dice senza controbattere, senza comunque avere un dialogo. Quello no, perché lì dopo dipende sempre a che livello sei. Se sei un ragazzino di 20 anni che non sa niente, ovviamente ti Fai. metti sotto un coach di turno, lo fai, punto. Però comunque se vuoi arrivare dal punto di vista agonistico, è giusto che ti affidi a un coach e gli dai fiducia e gli dai tempo, perché se pensi, come fanno tanti, 3 mesi con uno, faccio una gara, non gli do tempo neanche di lavorare, cambio coach, perché no, penso di meritarla pro card, vado da un coach, non la prendo, ma il coach non capisce un cazzo, vado da un altro, io me la merito, vado da qua. E allora non darai mai tempo a nessuno di conoscerti, lavorare e comunque fare un lavoro con un senso logico. Se invece logicamente sei già arrivato e quindi dici ok, voglio imparare il più possibile, ho fatto la mia carriera agonistica, ho dato, adesso voglio veramente mettermi in quello che è il lavoro del coach, allora lì ci sta il discorso di faccio magari, non so, 3, 6 mesi con uno, vedo il suo metodo, vedo come applicarlo e tutto, anche perché facendo solo una consulenza, magari parli 1 ora, 2 ore con una persona, ti dice le sue idee, però da lì capisci che cioè, è comunque giusto visto nel lato pratico. Quindi, non so, Neil Hill 6 mesi, provi Neil Hill 6 mesi per fare un esempio, provi appunto Chris Assito 6 mesi, provi Miloš 6 mesi, allora lì sì che ti fa un bagaglio tecnico, perché provi su te stesso, studi, approfondisci e poi puoi mettere in pratica. Io su questo Quello ci può sono stare. totalmente d'accordo. L'unica Sì. cosa, sai, è un po' l'onestà di dirlo in anticipo, giusto No, ma per... quello non c'è mai, vabbè, ma quello non c'è mai, è No, troppo io facile. ho avuto delle persone che sono venute dicendomi, guarda, facciamo un periodo di 3 o 6 mesi, però solo questo perché voglio vedere come lavori. Va bene. Cioè, però per Ah, me, ok, hard. preparatore, è meglio perché da una parte è un qualcosa che so a monte. Ok? E dall'altra mi permette di sapere che questo impegno lavorativo c'ha un termine, ok? Quindi finito Certo. quel termine io sono libero, posso prendere qualcun altro, ma al tempo stesso è anche divertente per me, ludo, perché c'ho davanti un ragazzo che in 6 mesi devo cercare di fargli capire il più possibile. Quindi anche il lavoro del preparatore, c'è cioè anche molto un cercare di fargli passare molti messaggi, magari dire guarda. Dovremmo continuare così, però voglio farti provare anche un altro protocollo perché voglio vedere come rispondi e te in questo modo vedi un altro stile di allenamento. Vediamo, cioè, è diverso, è diversa come cosa. Cioè, io ti dico, stando Diciamo che dall'altra parte, visto che mi è capitato, erano persone adulte, cioè non erano bodybuilder, eccetera, erano magari padri di famiglia, eccetera, quindi comunque persone, non so, è brutto da dire, però di una generazione che per fortuna ha ancora il rispetto e quindi sa come porsi e da là niente, me l'avevano detto e è stata una bella esperienza, per questo poi lo dicevo all'inizio, no, ma perché anche perché cambia proprio il modo tuo di porti, perché sai, un sì. conto è portare un ingaggio, un conto è cioè porti da maestro, tra virgolette, gli insegna qualcosa uno che vuole imparare. Cioè, secondo me cambia Sì. proprio il tuo modo di porsi nei confronti del cliente. Della serie non è uno che ti paga l'annuale perché vuoi che a maggio porti in gara, e quindi tu dici, ok, forse è più stimolante sapere questa cosa, cioè di dover insegnare e spiegare le Sai perché cose. poi è bello? Perché tu sai che fanno, che questa persona farà al 100% quello che gli dici. Perché se è una Ah, beh, persona che sì, vuole provare, non c'ha quelle cazzo di Lo prova, paranoie. lo Ah, prova. oddio, però potrebbe non essere così. E vedi quando ti arriva il report, dici: ok, che cazzo hai fatto veramente? Perché tanto poi Sì, ce ne accorgiamo, perché lo sapete anche voi che ce ne accorgiamo facilmente. E quindi è e un altro purtroppo modo. l'atleta che vuole avere risultati è molto difficile questa cosa, perché l'atleta che vuole avere risultati, se vede un qualcosa che non lo convince, 90 su 100 cambia qualcosa o comunque non se la vive al massimo. Se invece, come dicevi tu, uno arriva e dice voglio provare il metodo perché voglio veramente vedere se funziona. Se poi dopo quei 6 mesi non ha funzionato come speravo,
È stata un'esperienza, tanto non devo andare in gara fra 6 mesi. Mentre l'atleta che dice voglio andare in gara fra 6 mesi, se non funziona al 101% quello che mi Cambio. sta dando, io in gara arrivo e non faccio il risultato. Quindi con gli atleti è molto difficile per quello, perché devi garantirgli un risultato. Mentre insegnare un qualcosa può essere un qualcosa che può andare al massimo dei risultati, ma come può andare anche meno. Però sai che comunque dall'altra parte trovi una persona che non gli interessa magari il risultato fisico, ma gli interessa solo vedere come lavori, Sì. apprendere quello che è il tuo metodo e poi da lì in caso migliorarlo, ottimizzarlo e Applicarlo su di metterlo in sé, pratica. esatto. E poi non c'è la Con gli atleti è strada. tutto. Cioè, la cosa che io pure, ad esempio, su Rhino Nation, c'è stata una domanda che ha fatto un ragazzo e un altro ragazzo ha risposto sul forum dicendo: mi ricordo se ha detto aspettando che arrivi Ludo oppure a costo di dire qualcosa di diverso a Ludo. Non mi ricordo, si era posto qualcosa e io gli ho detto: regà, no, non è il forum di Ludovico, ma soprattutto perché non è che Ludovico ha tutte le risposte. Tu magari hai scritto questa risposta adesso, io ho un parere diverso, ma magari c'hai ragione te. Cioè, non prendetela così per l'amor del cielo perché uscite fuori dal vaso. Cioè, ognuno purtroppo crede in maniera più o meno ampia che la propria strada sia la strada, il modo di fare le cose. Però realmente non è mai così, è sempre un compromesso perché ci sono così tante sfaccettature, sia da un punto di vista fisico che psicologico, di un atleta, che il modo migliore per approcciarsi a quell'atleta è sempre un compromesso, una via di mezzo di tante scuole ostili. Questo ci sarà sempre. Cioè, non trovi mai l'atleta che con lo stile di Milos risponde perfettamente. Per esempio, in palestra io becco sempre Neil Carry, che adesso è seguito da Milos, e dice che lui con Milos sta a bassi carbo, cioè, relativamente bassi, cioè ci sta, protocollo proprio tipico di Milos, però non spingono tanto che carbo. Perché? Perché cazzo è un classic, sta al limite di categoria peso. Che gli fai fare? Gli dice io, Ma Milos Ludo, gli ha fai detto io potrei cosa? farti pesare 350 libbre. Tanto alto sei alto, grosso sei grosso, le pesi, però che cazzo di senso c'ha? Stai sempre sta al limite peso. Sì. Ma Capito? poi sai cosa, Ludo? Come hai detto tu giustamente, ma anche i coach non hanno sempre la spiegazione. Un coach deve avere diverse carte da giocare, deve sapere quando giocarsele perché le conosce le carte, conosce avendo studiato l'individuo che c'è davanti. Il problema qual è? Come ha detto Marco, il problema secondo me è quando l'atleta crede che quella cosa sia giusta o sbagliato. Cioè, mi viene da dire, fin quando c'è un atleta che ha gareggiato tanto, quindi conosce bene il suo fisico, ha provato diversi metodi, il coach gli dà un protocollo e questo atleta a pelle lo sa, ma perché è preparato. Ma il problema è questi ragazzini che a priori, senza aver mai studiato, senza essersi mai allenati, senza aver mai gareggiato per anni, loro gli arriva il protocollo, cosa li rende? È la presunzione che li rende cioè, convinti del fatto di poter mettere mano a un protocollo di uno che lo fa da anni, che ha Però studiato sai, tutto Giuse, quanto. io ti dico anche a loro discolpa, anzi, voglio sapere pure che ne pensate. Ci sono così, cioè capita così tanto di frequente che i protocolli ti arrivino che sono palesemente dei copia e incolla, Copia e quello incolla, sì. Cioè, raga, certo. anche perché sapete quante volte capita che mi hanno detto magari le storie che stavano in palestra, anche tu ti alleni con un tizio, di qua di là, scheda identica. Oppure, Uguale. io Per pure esempio, parlando, cioè, con tutti, pure parlando dati con in Fede mi aveva cazzo, raccontato questa cosa, Fede. che aveva detto, ah no, a un suo amico, vai da questo preparatore, ci sono andato io, era il suo primo preparatore, no? Persona molto, cioè, relativamente famosa su internet, eccetera. Dice, vai da lui, io mi trovo bene, tutto là, questo qua va da lui, esattamente le stesse, sia alimentazione che allenamento, identici, proprio, e tipo stai là, vabbè. Ma lì sai, ovvio che ti senti preso per il culo, però vedi, secondo me comunque, almeno per come sono fatto io, quella cosa lì la devi provare, nel senso, falla. Cioè, almeno l'onestà No, intellettuale, la qualità di dire, quello ci io l'ho sta, quello ci fatto. sta. Ovvio che poi, oh, cioè, se io atleta ti do un feedback della serie, se mi arriva un copia e incolla palese per un atleta che non sono io lo faccio e facendolo mi faccio male, oppure ho dei feedback palesi che non dormo la notte per il mal di testa o altro, e te lo dico, lì sta il Devi coach. intervenire. Là dire aspetta un attimo che ho pensato una merda, Sì, ok? sì, Cioè, sì, sì. quindi se il coach continua a darti quella cosa lì si cambia, però ecco, falla, perché il problema è quello che ti arriva. Ok, immaginiamo che a me mi venga data una scheda di una bikini dello stesso coach che mi trovo 6 volte il culo a settimana, ma io lo faccio. Cioè, io lo faccio, dico, innanzitutto ti chiedo, ma 6 volte il culo? Ma perché? Lì capisci anche il coach, ecco, però delle volte, ragazzi, il problema è che non lo fanno neanche. Cioè, il discorso è quello che, a me, ti giuro, se mi arrivasse una scheda 6 volte culo e basta, io la farei per una settimana, cioè per dire,
non mi posso sedere sul cesso perché mi fa male il culo. Voglio Hai provato provare, anche cazzo. quella? Poi te lo dico che sei un coglione, però lo provo. Il Sì, problema è adesso che non lo provo neanche. E il discorso è quello. È sì, sì. quello il Poi problema grosso. dipende sempre anche che programma arriva, perché se logicamente a un Ovvio. ectomorfo arriva il programma tale quale identico a un endomorfo, per Sì. dire, o anche solo a uno che ha un anno di esperienza con uno che ne ha 15 di esperienza in palestra, e dici, Aspetta alto un un attimo, se devo lavorare di più su spalle e attimo. Bravo. schiena, e Sì. mi arriva non so, una multifrequenza di petto, il petto c'è, cioè un petto così, allora Sì. lì sì che mi girano i coglioni, perché se tu magari anche nel check, quindi vediamo che allora dobbiamo lavorare di più sulle spalle, sulla schiena, braccio e petto sono avanti, poi vedo nel protocollo che spalle e schiena c'è una volta e multifrequenza di petto, e dico, ma mi hai detto che dobbiamo lavorare sul petto, su spalle e Capito schiena, quello. e qua mi metto 2 volte petto, allora lì sì che è una presa per il culo. Se Marco, te lo poi faccio arriva caso. comunque un protocollo che magari è simile, ma morfologicamente sono abbastanza uguale, Sì. o comunque simile a un altro ragazzo, sappiamo che comunque il metodo di un determinato coach più o meno è quello, le idee sono quelle, e magari cambiano poche robe, però dici, ok, è fatto su di me. Il brutto è quando Certo. veramente arriva un qualcosa che su di te non è. Cioè, No, se ma tu il non problema. capisci? Ma Marco, facci caso, questo che hai detto tu si verifica, l'ho sentito ma tante volte, proprio l'esempio del petto, cioè è palese. Il problema qual è? Il problema poi sono anche gli atleti, perché molti atleti c'è da dire che, stando con questi top coach, tra virgolette, pensando che li porteranno chissà dove, e continuano a starci perché hanno paura di contraddire oppure di uscire dal team, capito? Il discorso è poi quello, perché io la maggior parte di quelli che, come hai descritto tu, seguono quelle schede, perché io glielo dico, ragazzi. Ma gli hai detto al coach? E non sai, è lui. Ho capito, ma allora sei cretino tu che lo paghi. Cioè, per far cosa? Per far numero? Cioè, il discorso è quello che molti, questo è un fattore proprio, è un fenomeno che lo vedo sempre, hanno paura di farglielo notare. Perché poi ovviamente vai fuori dal team, non ti seguo più, perché ovviamente adesso si prendono la libertà di cacciare fuori dal team, giustamente. E il problema è quello, che gli atleti hanno paura dei coach, dell'importanza del coach, e fanno queste cagate assurde. Però vedi, non è, raga, purtroppo i social veramente non è una frase fatta quando stanno rovinando sto sport, perché veramente adesso, altro che copia e incolla, io ho visto schede con il nome sbagliato e gli atleti, avendo letto il nome sbagliato sulla scheda, avevano paura di qualcosa al coach. Io ti spacco il culo, cioè detto tra noi, cioè, Madonna io ti santa. mando lo screenshot, dico, bello, fai una cosa, cominciami a mandare indietro il bonifico e io ti rimando la tua scheda di merda, solo che le palle non ce l'hanno, ma io ho visto veramente... Gente, uomini, scheda con un nome da donna. Cioè, pare la scheda. Poi può darsi, come ha detto Marco, se lo cambiavano, chiedevano di nascosto un altro coach, ma intanto continuano a pagare quello lì. Palesemente presi per il culo. Allora mi viene da dire cambia sport, cioè cambia proprio, anzi, cambia modo di vivere, perché là, cioè, e questa è colpa di Instagram, perché Instagram fa delle merdate assurde. Poi io vedo per esempio alcuni che hanno comunque la loro idea e non la modificano mai in base a quello che all'atleta che si trova davanti. Io lavoro Certo. sull'alto volume, tu fai alto volume. Sì. È quello. Dipende, perché io magari posso, cioè, se io vado con un coach che mi fa fare altissimo volume, a me piace, io reagisco bene, ottimo, bene, a posto così. Ma anche il Se capita capo, delle sai. persone. Se poi anche se capita una persona che con l'alto volume non reagisce bene, o comunque non riesce a mettere abbastanza comunque effort e focus durante l'allenamento, perché dici dopo 10 serie allenanti già perde la concentrazione, inutile che gliene fai fare 30, fagliene fare 10 con i controcazzi, però non è questione di deve essere fatto così perché così hai i risultati, perché altrimenti si perde quel bello del bodybuilding, la personalizzazione, Infatti, cioè quindi è lì che manca tanto. diciamo che ma alla fine manca nel posing, cioè non va fatto quello che piace al professionista, perché anch'io ho nel posing un modo di posare, oppure tipo io amo il cardio, io non lo faccio fare, cioè esempio, io mi ricordo l'anno scorso che con Gabri mi ha proposto diversi protocolli per un periodo abbastanza lungo basato su esercizi funzionali, recupero attivo, che mi ricordo lui aveva fatto anche un podcast sulla slitta, tutto quanto. Io le ho fatte quelle cose lì, ma non è che dal giorno dopo io tutti i miei atleti li sbatto sotto slitta, perché se uno c'ha il ginocchio, la rotula spappolata, che Bravo. cazzo facciamo? Li faccio fare jump squat, non sono cretino. E mi capisce, cioè, quindi anche lì devi farti un'idea. Comunque aver provato, perché se tu non sai quello stimolo cosa produce, ok, ma molti coach un'ora di cardio al giorno a digiuno, a Sì. priori,
7 su 7 fuori dalla gara. Eh no, perché il cardio si fa. Che cazzo dici? Sì, Cioè, proprio se non è su questa cosa dell'HIIT, verissimo. Io adesso ho tre atleti che stanno facendo HIIT, di cui uno è Lore, Fabian, che infatti stiamo facendo un bulk clamoroso, sta asciuttissimo con questo discorso qua. E sai quanti hanno scritto? Devo farlo anch'io, voglio farlo anch'io, dopo che ho fatto il vedi? video. Io gli ho detto, no, cioè, Non avete capito un no, su di cavolo. te, no, ok? Cioè, no, perché... Capisci? Anche là l'abilità deve essere quella di non farsi condizionare, come dici te, non è faccio hit, allora tutti gli atleti, i miei atleti fanno hit, no, cioè Sì. contestualizzare, fare. Ma Con gli io ora integratori non capisco ne perché. parliamo, sì. Lasciamo stare. Ma beh, ora capisci perché mi incazzo quando sento, soprattutto nel natural, al bodybuilding. Tutti i coach natural a far fare il cazzo dei fondamentali, panca, sacco e scuote. No, perché i fondamentali, ragazzi, non è powerlifting. Cioè, secondo me, l'errore più madornale del mondo. Ma perché? Perché non si ha né voglia né tempo di star lì a personalizzare. Cioè, già se uno ti dà un programma di forza basato sui fondamentali di 8-12 settimane senza che ti abbia mai visto, capisci che quel coach va mollato subito. Perché, cioè, cosa cavolo vuol dire? Cioè, anche a meno che tu non devi, ecco. Io all'epoca che ragionavo powerlifting, ovvio che lì era standard la programmazione per lo sviluppo della forza con Shaco e le altre tecniche. Sì, ma era finalizzato a un sollevamento pesi, Però non a livello scusami Giuse, ti atletico. interrompo un attimo, correggimi se sbaglio perché io non ho fatto Dimmi. PL puro, mai fatto, però per una persona magari che ha iniziato a fare bodybuilding, ok, non ha esperienza di Ok. PL, soltanto un po' di bodybuilding, un po' di anni, se volesse fare un lavoro sui fondamentali, non sarebbe sufficiente veramente scaricarsi uno dei protocolli più importanti e iniziare a provare con quelli? Cioè che senso ha andare Ma da un sì. preparatore per farmi progredire su panca, stacco e squat se non l'ho mai fatto? Cioè piuttosto magari investo su un personal in palestra, un preparatore di PL che in palestra mi fa vedere gli schemi. Sì, ma più che altro sai cosa? Guarda, adesso veramente va di moda fare molti fondamentali. Loro costruiscono tutto sui fondamentali nel natural bodybuilding. Ma veramente si tratta di esercizi a livello di biomeccanica che poco si adattano a strutture infelici. Ah, Cioè, veramente assolutamente, cioè, assolutamente. è veramente molto pericoloso. Il problema qual è? Loro, sai, il natural spingono molto, parlano molto di accumulo di forza, da poi utilizzare quando si va a fare ipertrofia. Il problema, la domanda mia è quella, cioè almeno l'ho visto mio, su di me sul powerlifting, se tu lavori sempre in un range di ripetizioni abbastanza basso, con delle percentuali, non è che per magia quell'accumulo di forza da 1 a 3 ripetizioni si tramuta in un Amen. aumento su 8-12, Amen. questo è Ah, vero. che bello, mi No, io fai ti giuro. godere. Perché io non ti giuro, io, e pensa a te, sto accumulando un botto di forza adesso sull'M40, tipo a me Gabri parlando con lui, l'M40, quindi negativa sempre lenta, molto tut, cioè io sto accumulando una quantità di forza mostruosa, io reputo l'M40 proprio fase d'accumulo di forza, che poi quando mi metterà in tecnica normale, quindi esplodo, là i pesi esplodono perché ho sviluppato un controllo mostruoso del movimento Certo. e anche una stabilità. Ma, cioè, la gente deve capire quello, che i protocolli di forza, panca, sacca, squat, basse ripetizioni, non si tramutano in forza sul numero di ripetizioni per l'ipertrofia. Non hanno capito nulla. Ma anche lì, se tu diventi forte nello squat, ok? Immaginiamo che aumenti pure di 100 kg massimale. Non è che vai a fare la pressa e aumenti il massimale di pressa, perché lo schema motorio è comunque diverso. La schiena è coperta nella pressa, nello squat no. Idem. Io mi ricordo all'epoca nel powerlifting facevo i complementari, non so, lento avanti per le spalle, si faceva solo lento avanti, ma non è che io diventavo forte nel lento avanti, nel military press in Esatto. piedi e aumentavo anche il carico nelle alzate laterali. Alzate laterali io faccio da 10 anni 12 kg, perché? Perché nel senso di isolamento in military press aumento non stop fino a raggiungere ovviamente il peso di saturazione, ma non è che quell'aumento si tramuta in tutti gli esercizi per le spalle, perché altrimenti sarebbe troppo facile, cazzo. Io mi ricordo Giuse, all'epoca di Flex, di te lo so c'erano delle perché schede di ti allenerò. Spinadron che faceva forza, ma la forza la faceva su tutti gli esercizi. Cioè, se tu fai paradossalmente un protocollo di forza per l'alzata laterale, avrebbe più senso che Certo. fare un protocollo di forza per il military press, convinti che quella forza si tramuta in forza in tutti gli esercizi per le spalle. Esatto. Questa è demenza. Ma Cioè, è la stessa Giuse, cosa di. dicevo di te lo so perché ti alleni in grotta, eccetera. Marco, te il fondamentale li inserisci? Normalmente? Ok, No, siamo come me. zero. Stacchi? Zero. Varianti di stacchi? Quanto lo inserite? Faccio rumeni, con rumeni, sì, Perché ne rumeni parlavamo tantissimo, pure su. metto
Esatto, mezzo stacco con la scapolata finale, io quello lo inserisco sempre, ma lo stacco da terra completo non penso di non farlo da anni, anni, anni. Ma poi Squat non riesco a farlo perché comunque ho poca mobilità nella spalla destra che l'ho infortunata tempo fa e quindi non, cioè mi vengono a far più male le spalle sì. extra ruotare appunto tenendo la presa piuttosto che le gambe. Se utilizzo la presa, il cuscinetto, quello con le presa, allora sì, allora è un conto. Sa che ti Però batte. preferisco mille volte fare il front squat. Col front squat per esempio mi piace tanto. Se fatto sumo ancora meglio. A me il front squat sumo oppure con il rialzo sotto i talloni per mettere più focus sui quadricipiti, lì mi piace da morire. Panca piana col bilanciere non la faccio da una vita. Cioè, secondo me la panca piana nel bodybuilding, cioè nel Velocissimo. bodybuilding non è così fondamentale come la fanno passare tanti. Sì, non Cioè, allunghi. piuttosto preferisco lavorare con manubri su panca inclinata, bilanciere panca inclinata, con le dips. Panca piana magari sì, utilizzo tanto sul piano orizzontale, quello che può essere una leg press, una Una chest prova. press. Piuttosto che magari piuttosto preferisco distensioni con i manubri su panca piana. Col bilanciere sento più fastidio alla spalla e al petto Ma che del pensa che, torace. guarda, io Quindi la fondamentale io piuttosto credo. che la piana, meglio la declinata, proprio per un discorso di Oppure, meno la spalla, paradossalmente. Infatti, la panca esatto. piana, se ci pensi, non mi permette di strecciare il petto, va molto a carico della cuffia. Io l'unica volta che mi sono infortunato ero sulla panca piana, non mi sono mai infortunato lì. Ma sai cosa, raga? Ma Ludo, vedi, non è il discorso di non farli o farli, ma i fondamentali vanno anche bene. Ma vanno, cioè, loro costruiscono, esempio, allenamento natural, allenamento di gambe, squat, boom. Tutto il core dell'allenamento è tutto sullo squat. Poi ci mettono qualcosina, io me lo stacco, tu vai, esempio di schiena, stacco la terra, ma stacco regular, cioè, non esiste varianti come hai detto tu. Loro fanno quei tre fondamentali, basta. Poi un minimo, ma io pure, cioè io lo stacco a terra lo faccio, ma non è che lo faccio come primo esercizio ogni volta che io faccio la schiena. Mi è capitato, come ha detto Marco, mezzo stacco, lo stacco, sumo, il rumeno, ma anche lo Esatto. squat. Io poi, essendo in grotta, io il back squat classico da powerlifting non lo faccio da anni. Io faccio anch'io il front squat, lo zerker squat, squat Cyclist. bulgaro. Cyclist dritto, perché a me, io sono culo dominante. Se io sculo da powerlifter con la barra bassa, io divento un culo ancora più grosso, quindi non mi serve. Ma non è che non faccio l'accosciata, idem la panca piana, le distensioni vanno Esatto. benissimo. Ma la panca piana, se tu la panca piana con l'arco da powerlifter presa iperlarga, cioè ai fini ipertrofici, che tu non allunghi, non strecci bene il petto, cosa serve? Io vedo gente che fa la panca piana con l'arco da powerlifter e fanno bodybuilding, capito? Cioè, io è quello che non capisco. Ci sta il movimento di accosciata, di distensione e di stacco, maggior ragione, ma va adattato e contestualizzato, anche perché, ragazzi, a livello sia neurale che a livello di articolazioni, sono tre esercizi che da ex powerlifter mi sono fatto male spesso, andavo a casa con mal di testa. Io mi ricordo, facevo ovviamente 3 ore solo di stacco, 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 stacco la sera. Avevo le meningi che pulsavano, cioè là non va mica bene alla lunga. Ma poi anche lì, se tu devi fare powerlifting, ti stimo, cioè lo fai, ti fai le tue gare, magareggi. Cioè, col powerlifting non è uno sport che io capisco.